La Moldavia, il paese convinto di aver inventato la polenta. Un paese dove il passato ed il presente, dove l'Occidente e l'Oriente si amalgamano, formando delle tradizioni uniche, una mentalità particolare che fa dell'ospitalità, dell'amicizia e della devozione un credo indistruggibile. E adesso, con un bicchiere di vino in mano, andiamo a scoprirlo insieme. Dove siamo? Vai. Moldavia. Moldavia dove? Dove in Moldavia? A Tudora. A Tudora. E cioè, infatti c'è scritto lì la fermata di Tudora. Ma che fai di qua? Niente, prendo un po' di caldo. Si usa più così tanto, però la casa tradizionale mangia con le mani. Io non ho il piatto India. Quello Iori, bianco che cos'è? Comunque il brodo è buono. È buono. Conosco qualche sciore, a stai mandravo con noi. Per la mini imbrazzo con spile. Lele analte și chitite și din răpă prăvălite să mă bate Dumnezeu. Dacă am prăvălit-o eu. Questi sono i pozzi che si trovano nelle campagne. In ogni famiglia in campagna troverete un pozzo da dove si prende l'acqua. L'acqua è potabile e si usa per usi domestici, per cucinare. Quando è l'inverno non si gela e quindi si tiene coperta e da sotto c'è un rubinetto, quindi in modo automatico l'acqua esce per la casa. Esatto. Le sarmale sono un piatto tipico moldavo tradizionale che sono fatti con riso e carne dentro e sopra con la foglia di vigna. Questa casa è stata realizzata nel 1964, questo è il modo in cui vivono i moldavi in campagna. Questo telo si chiama prosop e si mette sempre alle icone e si usa anche per le feste quando ci sono le cerimonie religiose. Questi sono i proprietari della casa, sposi, quando si sono sposati più di 50 anni fa. Guardalo, guarda lì, un gambero. Che figo. Stanno tirando fuori i gamberi. Si è incastrato. Quanti ne ha presi? 4 o 5. Madonna che grosso, guardalo. Come lo sai? Com'è questo vino? Buono. Buonissimo. Cos'è questo vino? Cabernet. 70% Cabernet e 30% Merlot. Attenti alle scale di qua. Qui sulla mia sinistra ci sono le murature. Le murature sono dei sottoaccetti che si fanno in Moldavia per l'inverno. D'estate, quando ci sono le verdure fresche, si mettono così e poi d'inverno ce le mangiamo. Delle salsine che si mettono sul pane, sempre d'inverno.
anche le conserve. Qui sempre le murature, soltanto che i pomodori ci sono. E qui c'è il succo di frutta. Io vedo quello alla ciliegia, albicocca, ciliegia bianca e pesche. Io piacciono le frutti. Italia, Moldova, salute. Trească Italia și Moldova. Usa intanto quanto è buono. Buon? E buono? Il pesce che era buonissimo, ho mangiato il formaggio con la, come si chiama, Lea. E invece la vita al villaggio come vi pare, ragazzi? Abbiamo apprezzato la cultura, diciamo, Moldavia. Della Moldavia, molto molto bella, particolare, diversa dalla nostra cultura. Italia. Ecco, abbiamo finito il nostro giorno nella località di Tudor insieme agli ospiti di questa casa, ormai quelli che ci stanno ospitando. È una particolarità tipicamente moldava quella di accogliere le persone strane e farle, di queste persone strane, farle delle persone amiche. Con vino e tante placinte, la nostra tradizione. In ogni caso andrete in Moldavia, troverete questa accoglienza perché è tipica nostra, quindi non vi spaventate, anzi dovete esserne contenti. Noi speriamo di aver lasciato una bella impressione ai nostri pazienti. Cosa mi dici, Marcello? Del luogo. Del luogo qua in Moldavia. Ormai Marco. Molto entusiasmo da parte di loro, molto ospitali, e gente divertente. Ci hanno tenuto molta compagnia. E bello, veramente bello. E infatti è così che dovrebbe finire ogni festa moldava, perché alla fine è il nostro spirito, il nostro carattere, quello di essere amici, quello di voler bene le persone anche se non le conosciamo. È una particolarità ormai, sono anch'io un pochino, è una particolarità che ormai speriamo di non perdere nel tempo, anzi di coltivare e guadagnare e diventare ancora migliori di quello che eravamo fino adesso. Vi aspettiamo qua e vi facciamo un saluto caloroso anche se fuori è freddo. Vi amiamo, un bacione. Ciao! Con l'Italia gli spaghetti al dente! Un partigiano come presidente! Con l'autoradio sempre nella maledetta, un canarino sopra la finestra! Buongiorno!